Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. È un piacere per me, a nome di tutto il GEI, di darvi il benvenuto a questo nostro dibattito. Ma soprattutto, insomma, voglio ringraziarvi per la vostra presenza, ma ci tengo molto, di nuovo a nome del GEI, a ringraziare il Festival di Torino. Ringraziarlo per questa occasione, un'occasione che si rinnova, un'occasione di dibattito per noi dell'Associazione degli Economisti d'Impresa, appunto sulle nuove forme di conoscenza necessarie all'impresa. Due parole veloci su GEI, poi a seguire ci sarà un breve filmato, insomma, che illustra un po' le nostre attività. Noi siamo degli economisti che lavorano nelle imprese, ci riuniamo sotto forma di associazione e con l'idea appunto di creare un dibattito, non un dibattito generalista, un dibattito che ruota attorno ai temi dell'impresa, delle imprese dell'industria, anche se non parliamo solo di industria, anche di servizi, sostanzialmente dei temi della politica. Questo è il Festival di Torino, vi dicevo appunto, un'occasione che rinnoviamo. Il tema di quest'anno è molto interessante e vogliamo appunto non solo concentrarci sulle nuove forme di conoscenza, e da questo punto di vista c'è un dibattito che sta crescendo moltissimo, ma su quelle nuove forme di conoscenza che sono richieste dalle imprese, come da queste sono richieste, e tutti i collegamenti, insomma, con argomenti laterali che ci sono. Mi soffermo questa parte introduttiva molto velocemente per poi dare la nostra parola ai nostri associati, ai nostri ospiti, nel dire che il 2023 è stato appunto l'anno europeo delle competenze. È stato un anno in cui sono stati i paesi dell'UE stessi sono stati spinti a rafforzare i loro sistemi educativi e formativi. Nella relazione introduttiva appunto Andrea Cavosto ci dirà alcune cose su questo, in generale sul ruolo del capitale umano, ruolo del capitale umano in Italia, sistema scolastico e ITS. E in particolare però spingendo sostanzialmente su questo tema e sul tema delle tecnologie digitali, chiaramente, con un programma di nome Digital, con i soliti chiaramente finanziamenti che arrivano, finanziamenti alle imprese chiaramente, e anche su forme di sviluppo delle tecnologie digitali alla frontiera, il supercalcolo, fondamentalmente l'intelligenza artificiale, di questo parleremo un po' più alla fine del nostro dibattito, la cybersicurezza sostanzialmente e così via. In Italia è stato varato, di nuovo senza la pretesa di esaustività, un piano delle nuove competenze, anche questo sostanzialmente cerca di insistere sulla componente digitale, anche se non solo. E soprattutto però il tema che la trasformazione comporterà dal punto di vista delle competenze, facendo leva su due termini che ormai sono diventati popolari, termini a volte anche annusati, quasi impropriamente, che sono quelli dell'upskilling e del reskilling. È chiaro che sostanzialmente questo tipo di trasformazione comporterà dei cambiamenti, dovranno, gioco forza, comportare anche una trasformazione, un upgrade delle competenze sostanzialmente della forza lavoro per poter affrontare queste nuove sfide. Chiudo dicendo che però non c'è solo un tema di digitale, non c'è solo un tema di trasformazione sostenibile, anche se le competenze su queste due trasformazioni saranno quelle più richieste. L'OCSE nel suo Skill Outlook del 2023 ci parla anche di sviluppo del pensiero strategico, di sviluppo di competenze nell'analisi e nella gestione dei dati in alcune forme di comunicazione. Quindi un pochino più a 360. Mi soffermo allora per dire che il programma dei lavori di oggi partirà con una relazione introduttiva di Andrea Cavosto, che ringrazio di nuovo per la sua disponibilità, direttore della Fondazione Agnelli. Poi abbiamo Alessandra Lanza, responsabile delle attività settoriali di Prometria. Scusate, Benedini, mi scuso per la settimana scorsa, no, Alessandra Lanza, scusate, scuso di nuovo. E poi abbiamo Innocenzo appunto Cipollezza che ci parlerà anche dal punto di vista delle conoscenze lato della finanza, Valeria Negri che è la responsabile del Centro Studi di Assolombarda ed Emilio Rossi che è responsabile dell'Osservatorio Manager Italia ci parlerà appunto dei temi più alla frontiera come quello dell'intelligenza artificiale. Ora do il benvenuto e la parola appunto ad Andrea Cavosto per la sua relazione introduttiva e grazie. Grazie mille, grazie Alessandra e amici del GEI. Io sono stato molti anni associato al GEI, mi piace tornare, diciamo, a collaborare con loro. Grazie naturalmente anche all'Intesa San Paolo per la squisita ospitalità. Allora, nella suddivisione del dibattito io introdurrò il tema del capitale umano, quindi diciamo che quell'insieme di conoscenze e competenze che
che si accumulano a scuola, ma non solo a scuola, all'università, che appunto sostanzialmente permette di alimentare la conoscenza e per questa via naturalmente il progresso economico e civile del paese. Essenzialmente dividerò il mio intervento in tre aspetti, su tre aspetti che guardano soprattutto a qual è l'offerta di competenze, mentre i colleghi poi entreranno su aspetti più settoriali, più sulla domanda di competenze. Tanto però il primo tema è perché è importante l'investimento nel capitale umano, che significa essenzialmente nella scuola e nell'università. Essenzialmente per tre motivi. Noi sappiamo, ce lo dice la letteratura economica, ce lo dice annualmente l'OCSE, che a livello individuale l'investimento in capitale umano, quindi nella propria istruzione, è l'investimento più redditizio che esista. Più o meno ogni anno in più di istruzione comporta un guadagno intorno all'8% in termini di maggiori retribuzioni e maggiori probabilità di trovare lavoro. Quindi è un tasso di rendimento decisamente interessante, superiore a quello che uno può sperare, le azioni, i titoli di Stato, eccetera. Quindi l'investimento in capitale umano a livello singolo continua a essere il miglior investimento che una persona possa fare. Investire nella propria istruzione è importante. Ma non è solo quello, come vedete da questa slide, oltre che per gli individui, l'investimento in istruzione è un investimento che conviene anche dal punto di vista della crescita di un paese. Esiste una ormai vastissima letteratura che lega misure di scolarità. Una volta erano gli anni di scuola media del paese, oggi abbiamo misure più dirette del grado di competenze degli studenti, in particolare l'indagine OCSE-PISA che utilizzo in questa slide fa riferimento alle competenze dei quindicenni, e quello che ci dice è che esiste un chiarissimo legame, e non è solo una correlazione, è proprio un legame di causa-effetto fra la qualità del sistema di istruzione di un paese e il tasso di crescita del prodotto interno lordo su un periodo prolungato. Per ogni, diciamo, deviazione standard, diciamo per un aumento praticamente di un decimo dei risultati PISA che vengono pubblicati ogni tre anni, a questo corrisponde sostanzialmente un aumento del tasso di crescita del prodotto interno lordo intorno all'1,5%, quindi molto. Quindi se l'Italia avesse ottenuto in passato dei risultati di test PISA superiori, non dico che avremmo risolto i problemi del declino italiano, ma sicuramente una parte significativa. Questo perché chiaramente oggi un sistema produttivo avanzato ha bisogno di un corpus di competenze e di conoscenze avanzate, e quindi perché la chiave per aumentare la produttività, fare ricerca innovativa, eccetera. Questi sono i canali. Però diciamo, l'investimento in istruzione non serve solo dal punto di vista della crescita economica, che pure chiaramente è importante, e del benessere, è anche il collante di una società. Sappiamo, in questo caso abbiamo fatto alcune elaborazioni sull'Italia, chi ha titoli di studio più elevati, ad esempio il titolo di laurea, è in generale più coinvolto nella conoscenza delle proprie istituzioni, nel dibattito pubblico, eccetera. È più sano. La differenza tra un laureato e non laureato è una speranza di vita di 5 anni, che è tantissimo, perché sostanzialmente adotta stili di vita più sani, e soprattutto più fiducia nei confronti degli altri, più aperto al resto della società. Quindi non parliamo solo di effetto istruzione per quel che riguarda la crescita economica, ma anche proprio come progresso civile e sociale di un paese, che è un aspetto assolutamente centrale. Quindi investire in istruzione fa bene, fa molto bene a tutti gli aspetti della crescita e dello sviluppo di un paese. Come siamo messi? Mi limiterò a dare una carrellata essenzialmente sui dati scolastici, perché su quelli universitari c'è meno disponibilità di dati di confronto, ma poi non so se nel giro di tavolo magari potremmo anche tornare agli aspetti universitari. Intanto, diciamo, un dato positivo
avrete sentito spesso dibattere di tasso di abbandono scolastico, dispersione, uno dei grandi problemi dell'Italia. In realtà, se andiamo a vedere l'evoluzione degli ultimi 20 anni, c'è stato un enorme progresso dal punto di vista del nostro Paese. Il nostro Paese che aveva una volta un tasso di abbandono che è misurato secondo gli standard europei come il mancato raggiungimento di un titolo di studio di scuola superiore, diciamo di maturità, che un tempo era del 25%, ormai è sceso all'11,5%, che è perfettamente allineato alla media europea e anche all'obiettivo del 10%, che è l'obiettivo, diciamo, a suo tempo dell'agenda di Lisbona, adesso dell'agenda 2030. Quindi ci siamo, c'è stato fatto un grande progresso dal sistema scolastico italiano. Rimarranno purtroppo sempre situazioni drammatiche come quelle di Caivano, che tutti abbiamo conosciuto, e tante altre anche nelle periferie delle grandi città, su cui bisogna intervenire. Però se lo vediamo a livello generale, il problema dell'abbandono scolastico è in fase di, potremmo dire, quasi di soluzione, che significa che ormai più o meno il 100%, quasi il 100% dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze arriva a completare la scuola superiore, che è un risultato molto significativo. Tutto bene? No, non tutto bene, perché se invece ci muoviamo da quanti frequentano la scuola a cosa si impara a scuola, quindi i risultati scolastici, vediamo che l'Italia, questi sono appunto i dati di OCSE PISA del 2022, è stato ritardato un anno per effetto del Covid, ci raccontano, ormai ci raccontano da più di 20 anni, che l'Italia è sempre in ritardo come livello medio di apprendimenti rispetto agli altri paesi. Va bene nelle competenze di lettura, in particolare quest'anno, nonostante il calo legato al Covid, va molto male invece in matematica e scienze, dove siamo praticamente nel plotone di retroguardia dei paesi europei al pari, ci abbattiamo col Portogallo e la Grecia sostanzialmente. Quindi diciamo, nel confronto internazionale sicuramente non possiamo dirci soddisfatti. Così come non possiamo dirci soddisfatti anche guardando ai dati interni al paese. Questa è la misura che calcola gli invalsi delle competenze, in particolare competenze in matematica, al termine dei cicli scolastici, cioè sono ragazzi e ragazze, più ragazze devo dire in questo caso, che dopo 13 anni di scuola, che stanno, sono a maggio dell'anno della maturità, che affronteranno e passeranno, perché la maturità la passa il 99,5% dei candidati, eppure la metà, a livello italiano, la metà di questi ragazzi e di queste ragazze non raggiungono un livello di competenze considerato minimo dati il percorso di studio effettuato. Quindi uno su due arriva a conseguire la maturità ma non ha un livello di competenze adeguato. E se andiamo alle regioni del sud, come vedete, la percentuale arriva al 60-70%. Questo è forse il dato più drammatico del sistema scolastico italiano, che chiaramente si riverbera sul fatto che diciamo, questo 50% di ragazzi e ragazze, no? Ripeto, soprattutto ragazzi, non proseguirà gli studi all'università, di fatto andrà in moltissimi casi ad alimentare i NEET, cioè quelli che non studiano, non si formano e non lavorano, e alla fine, ma non è solo un tema di competenze per lavoro, è proprio un tema di competenze di cittadinanza, cioè sono persone che non, come dire, in un certo senso non esercitano in pieno il loro diritto a essere cittadini. Quindi secondo me è un grave problema della nostra scuola. Così come un grave problema della nostra scuola, ve l'ho anticipato, sono le differenze territoriali. Non c'è nessun altro paese che al proprio interno, e con un sistema scolastico che è sostanzialmente lo stesso, diciamo, dalle Alpi alla Sicilia, abbia dei risultati così profondamente diversi. Abbiamo in generale le regioni del nord-est, in particolare il Trentino, ma non solo, che hanno degli ottimi risultati anche a livello europeo, diciamo, al quinto anno della scuola superiore, e abbiamo regioni, in particolare Campania, Calabria e Sicilia, che invece sono di gran lunga le peggiori in Europa.
Quindi anche, e se ci pensate, è una forma somma di ingiustizia, secondo me nessuno sceglie dove nascere, perché chi è nato a Catanzaro parte con un ritardo di competenze che noi misuriamo come l'equivalente di 2 anni di scuola, quindi deve affrontare tutta la sua vita futura, scolastica, universitaria e lavorativa partendo con una zavorra rispetto a chi è nato a Milano, che è una forma appunto, a mio avviso, di massima iniquità del paese. Come risolvere questo problema è tutt'altro che banale, non so se avremo modo di tornarci, ma volevo sottolinearlo. Parlando di scuola, poi dobbiamo anche essere un pochino più analitici, quindi guardare dove si annidano i problemi. La nostra scuola primaria, la vecchia scuola elementare, in realtà funziona bene, continua a funzionare bene. È una scuola, che vedete anche nei confronti internazionali, qui, la scala è 500 e la media internazionale, al quarto anno di scuola primaria, in matematica, in scienze, i bambini e le bambine hanno risultati decisamente buoni. I problemi cominciano con la scuola media, dove vedete c'è un calo, che non è solo un calo rispetto a quello che succede in altri paesi, è proprio anche un calo di competenze rispetto al livello della scuola primaria. Quindi sicuramente oggi la scuola media è uno dei nodi critici del nostro sistema scolastico. E poi il nostro sistema ha, come dire, una trifurcazione, se così posso dire. Si può andare al liceo e mediamente i risultati di chi frequenta il liceo sono buoni anche nel confronto internazionale. Si può andare agli istituti tecnici che sostanzialmente mantengono una media, sono un po' sotto la media internazionale, oppure all'istruzione professionale che può essere di Stato o regionale. E qui è la seconda area veramente critica del nostro sistema di formazione e di istruzione, perché chi frequenta gli istituti professionali, con gli istituti appunto o la formazione regionale a carattere professionale, ottiene dei risultati bassissimi. Ottiene dei risultati bassissimi per vari motivi che sono stati analizzati, però un po' perché diciamo, l'istruzione professionale, a differenza per esempio di quello che avviene in Germania e in altri paesi dell'Europa centrale, è considerata una scelta chiaramente di serie B, per non dire di serie C, cioè che raduna tutti i ragazzi più fragili, più deboli, che non hanno famiglie che li aiutano alle spalle, eccetera, eccetera. E quindi chiaramente se io concentro tutti gli studenti più deboli nello stesso tipo di scuole, siccome si impara dai professori, ma si impara anche molto dai propri compagni, è chiaro che tendo a creare un circolo vizioso per cui arrivo sostanzialmente a determinare un livello di competenze assolutamente inadeguato. Nel PNRR è prevista la riforma dell'istruzione professionale, diciamo. Il governo Draghi l'ha toccata in maniera molto marginale, il ministro Valditara vuole fare una riforma più significativa, la cosiddetta del 4 più 1, che sulla carta potrebbe anche essere interessante, ma che dovremo, di cui naturalmente dovremo valutare poi l'efficacia. Un ultimo divario, prima di passare al terzo tema, che ritornerà su quello dell'istruzione professionale. È un tema a cui tengo molto, che spesso viene dimenticato nel dibattito italiano, i divari di genere. Allora, le studentesse, le ragazze in Italia ottengono dei risultati scolastici universitari, ad esempio il tasso di laurea, molto migliori dei coetanei maschi in generale, con un'eccezione, che sono gli apprendimenti di matematica e scienze. In Italia, dalla scuola elementare, le ragazze, i bambini in quel caso, stentano rispetto ai loro coetanei maschi nello studio della matematica e delle scienze. Questo è preoccupante di per sé, è doppiamente preoccupante perché l'Italia è il paese che ha un divario più ampio, che come vedete prosegue dalla primaria alla media e poi alla scuola superiore, e è il più ampio di tutti i paesi avanzati. Siamo il paese con un divario più alto e soprattutto non accenna a diminuire, mentre in altri paesi, sostanzialmente addirittura in alcuni casi, vedete, paesi del Nord Europa, come dire, la situazione si rovescia, cioè
sono i maschi a essere in ritardo nella matematica e nelle scienze rispetto alle femmine. In Italia invece questa cosa non succede, questo è un grande problema su cui chiaramente che riflette anche, se volete, un ritardo, stereotipi di genere nel nostro paese, ma anche secondo me un modo di insegnare matematica e scienze che andrebbe profondamente rivisto anche a beneficio delle ragazze. Torno nei pochi minuti che mi rimangono sul tema dell'istruzione professionale. Vi dicevo, insieme alla scuola media, l'istruzione professionale è l'area di gran lunga più critica della nostra scuola. Uno dei motivi, almeno a nostro avviso, di questa criticità è il fatto che è un vincolo cieco. Vedete, queste sono elaborazioni che abbiamo fatto appunto per questa occasione. Praticamente più dell'80% di chi si iscrive a un istituto professionale, sono due tipologie, industria, artigianato e servizi, sa che sostanzialmente non proseguirà all'università. Mentre chi frequenta il liceo al 90% prosegue gli studi all'università, chi all'estremo opposto, chi ha scelto l'istruzione professionale, sa che comunque la sua carriera di studio, il suo investimento nello studio terminerà con l'ottenimento del diploma, della qualifica o della maturità. Questo non è così nel resto d'Europa. Nel resto d'Europa esiste una forma di istruzione universitaria, cioè terziaria, cosiddetta professionalizzante. Quindi a fianco dell'università tradizionale, quella che conosciamo, diciamo nel 3 più 2, c'è la possibilità di frequentare istituti di fatto universitari che ti danno una laurea, come dire, più professionalizzante, nel senso che affiancano a uno studio magari meno approfondito delle materie teoriche, però laboratori, stage in azienda, al posto della tesi di laurea si fa un progetto, eccetera. Pensate, in Germania le Fachhochschule sono il tipico esempio e hanno tra l'altro un successo enorme. Chi esce dalle Fachhochschule ha tipicamente un tasso di occupazione più elevato da chi esce dall'università. Noi abbiamo provato a studiare il confronto fra Italia e altri paesi. Notate che uno degli investimenti del PNRR è esattamente quello di creare una forma di istruzione professionalizzante, che sono gli ITS Academy, che sono 2 anni dopo il diploma di maturità, o 3 anni, nel senso che possono erogare anche un titolo equivalente alla laurea. Come vedete, mentre in paesi come appunto la Germania, la Francia, persino la Spagna, che ha cominciato molto più tardi, queste forme di istruzione terziaria sono molto diffuse, da noi sono veramente una goccia nel mare. Ed è un problema, perché vuol dire che i ragazzi che si instradano per quella via sanno